Buonasera, sono in ritardo anche stasera e come sempre non ho ancora attaccato le cuffie. Che babba. Ok, allora, eccoci qua. Erano... Dunque, quando è stato che... Allora, intanto decidiamo Enhanced Edition, proviamo. All'inizio del canale, quindi parecchio tempo fa, avevamo giocato a Little Nightmares 1 insieme al moderatore. E stasera dovevo decidere a che cosa giocare. Siamo. Stasera dovevo decidere a che cosa giocare e ero molto in crisi perché non avevo voglia di giocare a The Sims e quindi mi sono detta: perché no? Adesso aspettiamo che si apra con tutta la sua calma. E quindi mi sono detta: perché no? Sarò capace questa volta di giocarci da sola? È possibile di no. Ciao Dani! Come va? Sono attrezzata con molta acqua. Eccolo, è arrivato. Perché non sono in formissima. Grazie per accompagnarmi mentre finisco di preparare le verifiche per la settimana prossima. Che bello, cioè mi è ufficialmente successo. Sono passata dalla parte in cui faccio compagnia ai prof. Questa cosa tu non puoi capire come mi gratifica. Allora, non sto capendo perché ci sta mettendo così tanto ad aprirsi. Che cosa c'è che non va? Sì, posso solo immaginare. Raga, ho già spaccato tutto. Ho cercato di aprirlo troppe volte. Oh no, ok, vedo l'occhiettino in basso. Vedo il suo occhiettino qua. Ah, ci ho giocato ad Okidoki. L'anno scorso, credo. Non ricordo se l'anno scorso o all'inizio di quest'anno. L'ho giocato però, ci sono... dovrebbe essere tutto sul canale YouTube, se non mi sbaglio. Se non me l'hanno flaggato in qualche modo, dovrebbe esserci. Ma forse c'è solo lui, a quanto pare, perché non c'è Little Nightmares. Cos'è successo? Devo invocare il moderatore che sta lavorando? Ah, attenzione, ma cioè basta che lo evoco e funziona? Tengo il telefono in mano allora. Scusate, ci ha messo talmente tanto ad aprirsi che mi si erano sconnesse le cuffie. Con calma. No, non puoi essere così pesante, sei Little Nightmares. Ora, il punto di questo gioco è che richiede tanta coordinazione. Che cosa manca a me? Esattamente quella. Non mi ricordo più come si gioca, ammetterò, ma noi siamo qui per rivederlo insieme. Allora, io penso di aver fatto una minchiata. Forse non dovevo far... Ho sbagliato a far partire la Enhanced Edition, visto che sto cercando di... Allora, senti, esci almeno. Cioè, che posso fare? Chiudiamolo. Ok, forziamo la chiusura.
Ricominciamo. Gioca. Normale. Normale, amo. Ci metterà altri 6 giorni? Spero di no, perché? Allora, dicevo, il punto di Little Nightmares 1 era la coordinazione. Vi lascio qui un Augusto da guardare nel frattempo. Elemento che a me manca tantissimo. Io non sono una persona coordinata per niente. Non mi ricordo se si usa anche il mouse o solo la tastiera, per esempio. Però la storia era molto carina del primo e soprattutto del primo erano meravigliosi i disegni, cioè la grafica, le illustrazioni del primo erano incantevoli. Sì, comunque c'è qualcosa che non va. Scusate, adesso lo evoco davvero però al moderatore. Come fa a essere così pesante? Cioè, non può essere così pesante. Cosa posso? Non ho niente di aperto. Allora, vediamo se ci mette lo stesso tempo di prima, però sarebbe veramente un grosso problema perché. Cioè, sono certa che non sia il PC il problema. Nel senso che giochiamo a cose. Ma che roba! Cioè, lo vedete qui sotto che è comparsa mezza barra? Che vuoi? Ok. Dai, sarebbe un peccato se non riuscisse ad andare perché è veramente delizioso. E poi è una sfida con me stessa, è una challenge. Una self challenge con me stessa, voglio provare a giocarci da sola. Ok, questa volta premo per iniziare. Ok, mi dite poi se la musica è troppo alta? Ah, devo fare così. Jesus. Ok. Ok, allora regola il cursore finché l'occhio non sarà appena. Non si. Oh, scusa, sono asina. Adesso dovrebbe sentirsi. Adesso dovresti sentirlo. Mi dimentico sempre di riattivare l'audio del desktop. Allora, finché l'occhio non sarà appena visibile. Lo metto leggero perché voi così dalla live non vedete niente, quindi lo alzo appena di più di quello che lo vedo io a schermo, tipo così, perché sennò voi non vedete niente, tipo così lo metto, ok? Perfetto, ti ringrazio dell'informazione. E non ce l'ho il controller, amo. No, anche tu col controller, come Song of Horror. Allora. Intanto, impostazioni. Com'è l'audio? Allora. Ok, era troppo alto il mio. Allora, schermo intero. Monitor 1. Comandi. No, configurazione tastiera. Quindi no, è solo tastiera. Ah no. Allora, vabbè, ci muoviamo. Scatta, cuccia, scivola, quindi loro due. Ok, tutto con la tastiera, quindi, ok. Ok, e quindi possiamo cominciare. Sono molto agitata, spero di non fare delle cagate, perché alcuni dei capitoli della volta scorsa li ho fatti 1,5 milioni di volte, dell'uno. Spero che i disegni siano belli tanto quanto. Ma devo bere, raga, c'ho la gola in fiamme.
Allora, il primo era ambientato su una nave e ci si muoveva su una nave. Vediamo qui dove siamo, vado a sto occhio. Non siamo più la bimba col cappottino giallo, quindi. Siamo un bimbo con un sacchetto in testa. Cute! Ok. Ah, così proprio. Ho capito. Quindi scusa, fammi fare due prove. Allora. Ok. Questo è lo scattino. Poi abbiamo. No, questo. Ok, per accucciarsi. Se guardo su e giù fa questa roba qua. Ok, mamma è delizioso, guarda, ti giuro. Se è bello, anzi, è il secondo, quindi potrebbe essere più bello. Ah, possiamo andare anche. In che senso possiamo andare anche di là? Non mi ricordavo che si. Ah, sì, certo che si può fare. Certo. Allora, che cos'è questa cosa qui vicina alla televisione? Cosa sei? Ti posso prendere? No, le ho dato un calcio e l'ho spedita via. Va bene. Ok. Allora, ci siamo svegliati in questo luogo, che evidentemente non è una barca. Allora, chi c'è in quella scatola? Posso salire su questo coso? Non posso saltare? Sì che posso saltare. Ok. Posso salire su questa montagnola dove c'è una gabbia? Tipo da qui? Posso prenderla da qui? No. Quindi cosa ci sia in quella gabbia? Non lo scoprirò da qui sicuramente. Ma c'è dentro qualcuno. Oddio. Oddio. Qua mi servirebbe la memoria videoludica del. Ciao, Chiaretta! Ben arrivata. L'uno è delizioso, ma non mi ricordo facesse particolare paura. L'uno. Cioè aveva dei mostri molto molto belli, ma non mi ricordo facesse particolare paura. Questo non lo so però, magari è peggio. Allora, io comunque non ho modo di andare lassù a salvare quelli che sono dentro queste gabbie. Però se ci fosse il moderatore, gli chiederei se effettivamente. Io mi ricordo che c'erano tipo dei bambini nelle gabbie, nell'altro. Ok. Cioè, tipo qua c'è sta gabbia, no? Ma ci sono dentro dei bambini. Cosa c'è dentro? Niente. Vabbè. Allora. Ah. Tieni premuto. Ok. Ma io dovrei andare lì dentro? Ma che idea del cazzo! Ah, ti aveva. Ok, ti aveva inquietato il primo. Ok. Scopriamo insieme se questo è magari ancora peggio o se ti dà. Effettivamente, a livello di atmosfera, è vero, c'era questa atmosfera un po'. Oddio. Ah, ok. Oh Gesù. Vediamo come. Come va questa volta? Cosa posso fare con questa scarpa? Cosa succede se lancio la scarpa contro quel coso lì? Posso farlo? Oh no! Ah no, pensavo di essere. Non credo di poterla. C'è un modo per lanciare gli oggetti? Lancia! Yes! Riprendiamo la scarpa. No, riprendiamo. Ah, la devo tenere? Oh no, ho capito, ok. La riprendiamo, Tato? Come si chiamerà questo piccolo tatino? Ok, no, non arriva a colpire loro. Allora, visto che tu, Chiara, hai giocato al primo, magari ti ricordi. Ti ricordi se nel primo c'erano tipo. C'era una parte tipo con dei bambini in gabbia? Come. Allora, aspetta.
Perché non mi vuoi fare? Devo prenderla in corsa? Che devo fare? Devo prenderla in corsa correndo? Ah! Scusa, eh? Come faccio? Posso venire di qua? O forse devo fare tipo quella cosa qua? No. Come faccio? Allora aspetta, tac, tac, tac. Ok. È carino? Anche altri me ne hanno parlato bene. Ho visto solo un'opinione negativa, cioè pseudo negativa in giro, ma non mi ricordo da chi. Io l'ho perso al cinema. Mannaggia, miseria. Ah, vedi, ci sono i bambini e tu dovevi entrarci. Ecco, vedi? Allora, aspetta, cos'è questo qua? Vabbè, certo, devo saltare qua. Ok. Very good. Cos'è quella a fare lì? Allora, cerchiamo di capire qui la situation, perché a me ste robe. Allora, aspetta, questi si sono spezzati, direi. Quindi non succede niente. Ok. Ah! Guarda che ho capito, dovrò appendermi alla cosa. No, 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 non cadere, non cadere. Volevo tipo dire. Ah, allora, secondo me, se ci salto su e cerco di prendere. No, devo decisamente spingere. Come. No, no. Lo posso spingere. Cioè, gradirei tipo. Ah. Allora ci riprovo, spè. Non è nulla di groundbreaking, ma è molto carino. Un po' il linguaggio di una fiaba. Davvero? Ah no, aspetta, questa cosa l'ho letta da qualcuno. Forse l'Ilaria l'ha detto anche, una cosa del genere. È possibile che abbia confermato questa cosa che stai dicendo tu? Ah no. Oh Gesù. Cosa mi ha preso? Perché sono morta? Cosa c'è là dietro, per Dio? Ma che succe? Ma allora, ti spingo. Dai, dai. Ok. Cos'è stato che là dietro mi ha preso? Scusa, eh? Tipo da qua? Devo prendere tipo la rincorsa? Ma non ci arriverò, ma mai, proprio mai. Allora, scusa, eh. Ok. Perché non ce la fai a spingere? Se faccio così, ce la fai? Perché non ce la fai? Qual è il problema? Scusa, eh. Vieni un po' in qua. Olè. Adesso, per piacere, eh? No, no, vai. Ole. Ok, molto bravo. Comunque c'è da dire che io sono un po' babba perché mi dimentico sempre che, cioè, i giochi poi te le rimandano le informazioni, cioè te le reinsegnano all'inizio, non è che devo continuare a. Dio, che ansia, oddio, che ansia. Ma stavo correndo. Bastardo, ma io stavo correndo. Lidia, adesso, di più. Lidia, la protezione materna diventa dannosa. Aspetta, adesso mi vengo. Qual è il problema? Oddio. Ah, ho capito il problema, mi aveva spiaccicato contro il coso. Oh Gesù! Ah, ok.
e da cui ti devi liberare per affrontare il bosco da cui esci cresciuto, è proprio un tema da fiaba, fa molto Hansel e Gretel. Sì, hai ragione, effettivamente. Allora, ok, ma devi saltare su, no, Tatino, su devi saltare. Oppala, no, oppala, no. Porca miseria, come ho fatto a salire prima? Allora, no, analizziamo meglio la situazione di questo cappio. Allora, io presumo, cioè io devo arrivare lì. Ma che cazzo è quello strumentopolo lì? Cos'è quella fa? Allora, io presumo di dover salire sulla roccia, afferrare il cappio e farmi saltare di là. Perché? Cioè io comunque di lì. Ah no, se no posso andare giù? Ah, potevo anche. Ah no, il cacchio, potevo anche tranquillamente andare giù. Vedi che io mi faccio sempre dei problemi per niente. Allora, quella roba lì mi casca addosso e io corriamo. Ah, alla fine mi ha ingommato lo stesso perché dovevo farlo lo stesso, sta roba. Perché devo passare su di là. Ah, capito. Vabbè, non me lo potevi dire in un altro modo? Dovevi per forza ingommarmi così? Come faccio? Allora, ricomprendiamo qui la situation. Allora, ok, no, però amo, ti devi anche. Cioè, perché io da qua sicuramente mica ci arrivo al cappio e di sicuro non arrivo sulla roccia. Cioè, come faccio qua? Ma figuriamoci. Quindi sicuramente dovrò andare su di là. Dove con sicuramente intendo è possibile. Cioè, qui non c'è nient'altro. Quindi che vuoi? Fammi saltare, no? Allora, no, così in alto, qui giù. Ok, no, raga, mi rifiuto di credere. Cioè, ho capito che stasera devo fare una live un po' più corta che devo registrare, però mi rifiuto di impallarmi così presto, eh. Qui su mi fa saltare? No, quindi decisamente devo saltare qua. Perché è l'unico punto in cui me lo fa fare. Allora, che cosa vuoi? Comunica con me, gioco. C'è una parte di tutorial che non mi hai ancora detto? C'è qualcosa con cui non ho. Cioè, se io salto. No. E di qua? Ma figurati, ancora più basso. Stasera sarà il primo episodio con un ospite e facciamo Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, che è un film stranissimo. Stranissimo. Aspetta, però forse da lì. Ed è uno di quei film, cioè più sono strani, più io mi sento la pressione, capito? Perché questo è proprio strano, strano. Ma come faccio io ad andare su però? Allora. Dove sono finita? Ah no, scusate, mi sono persa un attimo. Allora, di qua. Posso arrampicarmi di qua da qualche parte? Cioè, la manovella è lì su. Non ho oggetti da spostare qua, credo. Ah, questa forse? Ma non credo, non mi ci faceva neanche avvicinare. Non me la fa. Ha iniziato a guardarlo. Sì, è molto. Assomiglia molto a un film belga del 92, che si chiama Il cameraman e l'assassino, che sicuramente conoscete. Però lui fa tutto un ragionamento sullo slasher un po' più interessante ovviamente di quanto non facesse il cameraman e l'assassino, che di slasher proprio non ne vuole neanche sentire parlare.
Raga, ma io sono proprio bloccata qua. Che cosa sto... Cioè, scivola, scatta, no, cioè non c'è niente di... Non c'è niente che mi sono persa, quindi secondo me l'inghippo è qua. Ma vedi che su non mi ci va. Cioè, non... E il cameraman e l'assassino, gli avevo dedicato un post sul blog qualche tempo fa, è un film del 92. Ed è un film... Non è tra i miei film preferiti, sarò sincera. Però sicuramente. Vabbè, raga, però io non so cosa devo fare. Allora, proviamo a prendere un po' di rincorsa. È un film che non rientra tra i miei preferiti, ma che. Ciao, vabbè, ma che rincorsa devo prendere? Cioè. Allora, adesso ci provo. Bello Zombievers. Oddio, cos'è la categoria di domani? Forse tipo da qua dici tu, Dani? Tipo sal... Ah, che roba. Allora. No, qui non mi fa neanche saltare. Qui mi fa saltare. No. Perché mi respingi? Non respingere, tronco. Posso salire sopra il tronco? No, vabbè! Ma io qui come una stupida cretina potevo salire... No, vabbè. Cioè, tu forse intendevi questo, Dani. Cioè, tu forse intendevi salire dentro il tronco. Ok, ci siamo. Ci siamo, abbiamo capito. Allora, yes, l'avevo scritto nelle storie che bisogna... sì, vabbè, scusate, so cosa è successo con le dita. Allora, la nostra missione è riuscire a giocare questi giochi senza il moderatore. E io ce la devo fare, ce la devo fare, devo imparare a usare le combinazioni di tasti che chi mi ha visto giocare a Eva Nice Death sa essere la mia sventura. Cosa devo mollare quando so? Ma io mollo tutto, cazzo mene, io tutto mollo. Mi stavo chiedendo che tasto devo mollare per saltare giù, ma io mollo tutto. Allora. Focus. Mollato tutto! Cosa devo fare? Aspetta, ce l'ho. Aspetta. Salta, lancia. Ah no, non c'è. Non c'è. Che cazzo? Che è? Devo schiacciare due volte il coso. Ci ho provato. Ah, forse tu dici, forse devi risaltare. A me non interessa se sono imbranata, raga, perché questo gioco è troppo bello, lo voglio giocare. Quindi adesso, caro Little Nightmare, te la metti via e devi tollerare me. Allora. Innanzitutto qui a questo amico noi dovremmo trovare un nome, perché comunque dovremmo insultarlo quando fa queste cose. E voi direte, ma non puoi prenderti tu gli insulti? No, no, perché io sono reale. Dai, yes! Devi saltare, devi saltare! Ok, ce l'abbiamo fatta! Allora, qui sicuramente dovremo... Ok, dai. Molto bene, molto bene. Giù, 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 giù. Ancora un po'. No, basta. No, 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 no.
Ah, male, male questo, brutto, brutto. E invece, poteva andare peggio. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Studiare. Allora, studiare situazione. Io temo che noi si debba andare giù qua. Ma se vado giù, crepo. Cioè, muoio se casco da qua, per Dio. Però lì c'è una botola, quella poi diventa una scala. Lo sapevo che sarei morto, però. Ci siamo risvegliati qua. Ah, forse devo aggrapparmi lì alla scala, aspetta, cioè al pezzo di ponte cascato. Ma muoio lo stesso. Non essere così triste però quando muori, amico. Guarda, sono più triste io, eh. Allora. Qui c'è una corda, in realtà. Potrei calarmi da questa corda? Me la fai prendere? Dai, afferrala per favore. No, no. Ah, vabbè, sono cogliona. Vabbè, niente. Cioè, bisogna riconoscere. Bisogna riconoscere che se, cioè, se sono scema, sono scema. Non è. Allora, innanzitutto, che cos'è questa situazione? Che cosa sei? Non lo scopriremo mai. Ma io lo voglio sapere. Scusa allora. Scusa se voglio interessarmi. Allora, ok. Vabbè, ma devo solo riprenderci la mano, dai. Posso convincere me stessa che è così. Ma che belle le foglioline che si alzano quando ci corre sopra. Guarda che belle. Ma tenere, guarda che carine! No, vabbè, lo adoro. Cioè, l'ambientazione è magica proprio. Allora, situazione nuovamente da studiare. Salto con creaturo. Noi non vogliamo incontro con creaturo, presumo. Sopra abbiamo niente. Sopra abbiamo niente. Questo è un grande dubbio. Ma io corro e salto, male che ci va, muoio. Cioè io qui a pensare che creatura mi avrebbe. Non l'ho visto! Non l'ho proprio visto! Non essere così mogio! Ascolta! Non so. Per affer. E cosa la fa? Ah, ma certo! No, un po' più su amo, però. Adesso ci andiamo noi lì. Guarda che stupida, cioè, sai che si vedeva, eh? Mi ha preso una trappola, ma adesso non mi farò più fregare. Adesso, guarda, quello che adesso succede alla scarpa è successo a me. Mi avvicino un po'. Eccola qua, sono finita nella cosa come un salame. Ma non più, perché io imparo dalle mie esperienze. Mai cosa più falsa fu detta. Scusate, devo bere. Non so come farò a registrare stasera. Allora, saltino, situa da studiare. Lì c'è una trappola. Questa volta l'ho vista. Lì c'è una trappola, io non ho più scarpe però da prendere per lanciarle dentro. Vabbè, ma la evitiamo e basta, ma cosa. Ah, no, plurale, trappole. Molte. Allora, attention. Attention. Lì altra trappola, qui altra trappola. Sì, ho capito perché il gioco dice che è meglio con il joystick, ma io non cederò a questo ricatto. Che ridere questa trappola con un bastone in bocca, sembra tipo un cane. E qui ce n'è una. Come vado sul tronco? Grande domanda, grande domanda. Da qui. Tieni premuto per impugnare l'arma.
Quale arma? Questa arma? Ah, questa arma, cretinina. Impugna. E tira. Yes. No, non così, amo. Un po' di più. Ah, se no faccio così. Aspetta, eh. Tipo da qui mi giro. Boom! Allora, quella. Altra arma. Ma qua sotto 100% ce ne sarà una. Come faccio io a vederla? Ah, eccola qua, dov'è? Boh. Oddio. Basta? Basta. Devo riprendermi la mia arma? No, perché me l'ha spacca spaccata. Qui? Ma io vado, io non ho paura di niente, io vado. E il cazzo, queste sono piene però. Ah, devo prendere le pigne? Sarò abbastanza vicina? Sì, ma non le ho mica scoppiate tutte. Qui devo continuare a fare su e giù con le pigne fino a che non le prendo tutte, secondo me, perché qui c'era un'altra. Tipo, no? Se io faccio così. No! No, la mia pigna! Non volevo fare questa cosa qua. Dov'è? Ma che se mi è finita in una trappola. Allora. Qui ne vedo. Oddio, adesso mi sembra che le foglie siano i denti. Facciamo una prova. Ok, no, erano denti. Ok. Ciao Creepy! Appena arrivata! Come stai? Allora, attenzione! In diretta. Oh no! No! L'ho tirata troppo lontana! Ce n'è una proprio lì! Come cazzo faccio? Aspetta, la recuperiamo. Dov'è finita adesso? Dov'è finita la mia povera ghiandina? Vediamo se a tenere premuto tipo. Yes! Funzionato! La mia approssimazione. No, Lilla! Non volevo questo effetto! Davvero, ti è piaciuto? Io ho giocato solo. No, basta. Io ho giocato solo al primo, molto tempo fa. E vabbè, andrò su là. Ma con l'aiuto del moderatore, perché ero ancora super nuova al mondo videoludico. No, amore, ti devi attaccare però. Ok. E l'avevo iniziato perché, cioè, per l'ambientazione, no? Per questa grafica meravigliosa. E adesso che è passato tanto tempo, era ora di iniziare il 2. Ai ai ai, mamma, stavo per dire una cosa a voce alta, meno male che mi sono fermata perché io sono un gufo di merda, di merda. Stavo per dire questa cosa che tanto si è appena rivelata falsa. Beh, dai, secondo me se continua così è più facile, ma proprio, cioè, capito? Errore, perché adesso dovremmo entrarci in questa casa. Come siamo piccolini però rispetto alla casa. Siamo minuscoli. Non entrare in quella casa, esatto. Comunque, a proposito di nomi horror storpiati, raga, stamattina mentre uscivo con il cane,
sapevo che doveva succedere prima o poi questa cosa, mi sono messa ad ascoltare il podcast di J-Ax perché ha fatto un episodio con Jake La Furia sul caso P. Diddy. E quindi ho ceduto anche a Non aprite quella podcast. Ero rimasta estranea fino adesso, ma ho ceduto. E niente, ci toccherà entrare in sta cucina. Parliamone del caso P. Diddy o dell'episodio con Jake La Furia? Perché innanzitutto Jake La Furia è matto in culo. Io non ascoltavo. Non lo ascoltavo. Cosa c'è su questo tavolo? C'è un personaggio che non conosco perché non ascolto. Non ascolto la musica che fa, ma mi sembra pazzo in culo. Del podcast, tu lo ascolti? Perché appunto per me era proprio il primissimo episodio, capito? Perché non semplicemente non mi era mai capitato. Però appunto vediamo se posso salire sul. Voglio capire se posso fare qualcosa in questa stanza prima di andarmene già. Ok, sul tavolo ci posso salire. Blea. Non farlo cadere, che ti sente qualcuno. Ok, quindi sui tavoli ci possiamo salire. Guarda, io ho la seguente maledizione. Frigo? Beh. Ma che ridere, raga, ho sbloccato un achievement. E niente, cioè, cassa non c'è niente, chiudiamolo. Che schifo, mi sembra di essere a casa di Leatherface. Ogni volta che sento una puntata di qualsiasi cosa ho le mani occupate, Spotify mi mette sempre J-Ax. Viene somministrato. Cioè, la cura Ludovico di J-Ax, ti fai. No, guarda, io. Cioè, anch'io alle medie ho avuto la mia fase articolo 31, come penso tutta Italia, no? Cioè, alle medie ti succede questa cosa che ascolti gli articolo 31. No, raga, ma questa esplorazione 3D c'era anche nell'uno. Però il podcast non ho mai avuto il piacere e l'ho ascoltato solo per PDD. Ma dimmi, com'è il podcast? Com'è? Certo, la mia ragazza mia è in italiano medio, ma ti dirò di più. Spirale ovale. Cioè, Spirale Ovale è stata l'inno nazionale, io penso, per un buon 5 anni. Ti fa venire il latte alle ginocchia? Ok, sì, temevo questa cosa in realtà. Avevo un po' paura che. Avevo un po' paura che fosse così. Però ho pensato, quello su PDD me lo ascolto perché comunque se si parla di un certo ambiente musicale, mi viene da. Oh no! Ma è un maiale. Non riesco a capire che animale è quello lì. Cioè, ha le corna, sembra un ungulato. Ah, sì, ok, adesso lo vedo meglio. Mi sembrava un maiale. Mi sono detta, magari ad ascoltarlo parlare di quel tipo di ambiente musicale, o magari. Cioè, pensavo che ci sarebbero potuti essere degli insight interessanti. Non l'ho ancora finito l'episodio. Ah, ma subito in cantina vado? Che cos'è questa roba? Ah, sì, certo. Sì. Però tu dici, cioè, il true crime non è la ragione per cui lo ascolti. Cioè, magari lo ascolti perché ti piacciono loro, parlano di un argomento che tutto sommato. Brutta quell'arma. Cioè, parlano di un argomento che tutto sommato ti piace, quindi te lo ascolti, però. Sì. Sai che questa cosa a me succedeva con un podcast che oggi hanno cancellato? Vabbè, oggi intanto giochiamo, che giochiamo facciamo un po' di gossip. Io ascoltavo, tanto tempo fa, un podcast. Oh, ho fatto rumore. Un podcast che si chiama Posso Dire. E mi faceva spaccare da ridere, posso dire, sono sincera. Erano sei maschi. Che facevano i maschi, quindi a livello superficiale mi facevano ridere, poi se mi fermavo a pensare mi facevano piangere, però superficialmente mi facevano ridere. Solo che questi maschi, oh oh,
Vabbè, prima esploro, poi vado di là. Questi maschi lavoravano in una agenzia di Milano dove è successo un piccolo scandalo, perché posso dire, era un podcast tra colleghi ed erano tutti colleghi dell'agenzia di com'è che si chiama? Quella che cura anche il coso di Netflix. We Are Social, raga. L'agenzia al centro dello scandalo delle agenzie di comunicazione, quello che è scoppiato ormai penso 2 o 3 anni fa. E siccome uno dei tizi del podcast era uno dei nomi usciti nello scandalo We Are Social, adesso il podcast non si trova più da nessuna parte. Però io il moderatore ce l'eravamo ascoltato tutto e mi faceva quell'effetto lì. Cioè, tipo, sono tre pazzi nel culo. Cioè, tre. No, erano sei loro. Facevano ridere e tu li ascoltavi, ma. Dello scandalo We Are Social? Allora, aspetta che capisco qui. Allora, io dovrò prendere questa palla perché c'è un bambino, figurati. Cioè, non sai niente dello scandalo We Are Social o del podcast e in generale delle agenzie di comunicazione o ti posso dire? Eh sì. Infatti sto cercando di capire come raggiungerlo il bambino, sto cercando di capire se posso tipo tirare la palla contro la porta perché non so come aprire la porta. Quindi sto cercando di capire se prendo a pallonate la porta. Ah, beh, lascia, certo, che stupida, certo. Cioè, lascia qua. Cioè, tipo, ah, quella che c'è di là, dici, questa non basta, secondo te? Proviamo. Allora, lo scandalo delle agenzie di comunicazione. Ah, chiaramente non questo, allora va bene, scusa. Aveva ragione Dani, il gioco ce l'ha provato, aveva ragione. Adesso prendiamo l'ascia. Dai, bella! Allora, no, praticamente è successo che diverso tempo fa, secondo me parliamo almeno di 2 o 3 anni fa, Allora, è successo che c'era un profilo Facebook, chiaramente fake, quindi no, si sapeva che la persona, diciamo, che scriveva era con un profilo falso, però era un nome molto noto, a quanto pare, dell'editoria italiana, che ha fatto l'intervista ad alcune persone del mondo delle agenzie di comunicazione italiane, dove è emerso che praticamente quelli che lavoravano, lui non ha fatto il nome, ma dopo è emerso che parlava di We Are Social, avevano tipo delle. Non ci passo però. Cioè non me la fa più prendere, scusa, adesso proseguo, non me la fa più prendere e. Non è che adesso che gli devo tipo tirare la palla per farlo venire qua? Aspetta, dove è andata la palla? Proviamo. Praticamente è venuto fuori che quelli che lavoravano per questa agenzia avevano una chat di WhatsApp dove attivamente usavano. Ti fermi, palla! Per favore, fermati! No, raga, mi sta scappando. Palla, ti prego, ferma. No, scusate. No, ti prego, palla, arrestati. Ho bisogno che tu ti fermi. Grazie. E non mi devo avvicinare troppo. Devo darle un calcio, forse. Cioè, forse devo giocare a calcio. Yes, devo giocare a calcio. Scusate, scusate. No, dall'altra parte, però, dall'altra parte. Non andare di lì, ti prego, non andare di lì. Ok, di qua. Di qua. No. Allora prendo in mano, vaffanculo, gioco a calcio. Sì, chiamiamolo Tony, ti prego, va bene. Apprezzo molto. Allora, io ora la poso la palla.
Ma dai, mandagliela di là, ma come devo fare? Scusate, dopo recupero col mio gossip, eh. Ferma. No! Ma voi vi rendete... Dai, 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 vedi là, vedi là, vedi là. Non ci posso pensare. Che cosa mi stai facendo, gioco? Ti prego. Posa. Posa la palla. Posa. No, di lì che mi scivola via, Madonna. No, vabbè, raga, ma non ci posso credere. Ma cosa sta succedendo? Fermati. Secondo me io devo giocarci a calcio, perché se la poggio per terra non ci va di là. Così tanto, così è troppo. Così è troppo. Ok, così, pianino. Noi vogliamo accompagnare questo pallone, lo vogliamo accompagnare dal bambino. Ma poi minimo sta roba non è da fare, guarda che ridere. Così, così. E poi ci posizioniamo di fronte. No, di qua, maledetto tu sia sempre. No! Io quando finirò le bestemmie di questo gioco... Dovrò intraprendere il cammino di Santiago per... Appoggiala per terra almeno. Mollala. Non ce l'ho più in mano. No, vabbè, raga, ma io non ci posso credere. Ma che cazzo devo fare questo pallone? Dai, ma è chiaramente che devo... Tipo, devo chiaramente lanciarglielo di là, perché c'è un bambino, c'è un pallone. Però non così. Cioè, non... Chissà cosa sto facendo della mia vita, ma io no. Ma io non potevo andare a fare l'impiegata alle poste. Peraltro il moderatore sicuramente non mi sta guardando, perché altrimenti mi starebbe scrivendo degli insulti. Vai di là, dai, dai, no, dai, non, cioè non puoi. Allora, non posso prendere. Scusa, facciamo una roba. Qui non mi fa prendere in mano niente, quindi non posso neanche aprire di più la porta. Non ci posso passare sotto. No, vabbè, raga, ma io mi uccido, eh. No, non mi ucciderò davvero, Twitch. Capito, capito? Cioè, allora, io all'oratorio giocavo a briscola chiamata e facevo cagare anche in quello, peraltro, se posso essere sincera. Facevo abbastanza cagare anche a briscola chiamata. Però giocavo a quello, non giocavo col pallone, capite? Dai, no, vabbè. Allora, il punto è, io non è che posso interagire più di tanto con questo pallone, o lo calcio o lo prendo in mano. Ma dai! Dove è andato adesso? Vieni fuori di lì, mannaggia te e a tutto! Allora, cioè, se io arrivo qui davanti, non lo posso appoggiare, lo devo appoggiare qua, ma perché? Ma fammi appoggiare il pallone. Fosse stata una partita di briscola o di Machiavelli, io, pro player. E invece no. Lui, il problema. Il problema è che lui. Aspetta. Dai, non ci passa, raga. Lui non striscia, lui può solo gattonare. Cioè, è questo. Vedi che non me lo fa fare, eh? Cioè non ci passo proprio, neanche se vado un po' in là, neanche se vengo un po' in qua, non ci passo neanche così, quindi come lo attiro sto... Allora, proviamo da qua, ci ho provato, proviamo da qua. Tipo, se mi avvicino ma non vado di là, faccio così.
No. No. Così sono più vicina. Cioè, lo devo per forza calciare, ma è impossibile. Cioè, non posso. Allora, aspetta, facciamo un giro. Perché non può essere che sia quello, sia così improponibile, scusa, però. Lì in alto magari c'è qualcosa. Ci abbiamo provato. Ci ho provato. Allora, lascialo, non me la fa prendere, lascia. Ve l'avevo detto che sarebbe arrivato a sgridarmi poi. Lascia, non me la fa più prendere. Io arrivo qui e gli dico, please. Ah, ma aspetta. No, no. Allora, non mi fa prendere, lascia. Questo legno spezzato me lo fa prendere? No. Quest'ascia non me la fa più prendere, non vuole più che io la tocchi. Me l'ha spaccato in questa maniera barbara, francamente. E io adesso, secondo lui, dovrei essere capace di fare questa cosa. Allora, per favore, adesso non prende più. Ok, pallone afferrato. Pallone posato. Dai, ma vedi, ma puoi venire di sopra, per favore. E non me le fa dare le spallate, non me le fa dare. No, guarda, non ricominciare a correre tu, guarda, stupido pallone, guarda, Allora, ma poi io mi sono convinta del pallone, magari non lo è, però non c'è nient'altro con cui posso interagire, cioè, no, posso interagire con tutto, ma come posso conquistarlo un bambino che ho spaventato a morte facendo Jack Torrance, scusa, Questo mi ricorda il momento caldaie di Coso. Il momento caldaie di Town of Light. Sto cercando di lanciarlo, ma. Forse qualcosa da mangiare. Piccolo Gesù. Ah! Ce l'ho quasi però! Io mi sto illudendo che sia così. Mi sto illudendo tantissimo che sia come dico io. Moderatore, se non stai più lavorando, se non mi hai più mutato. Io so che tu hai finito di lavorare a quest'ora. Non hai scuse per non venire ad aiutarmi. Notare che il titolo della live è Giochiamo senza il moderatore. Scusa, adesso provo a fare come hai detto tu. Cioè io provo a tipo correre e saltare verso la maniglia. No. Lui dov'è? È lì sotto. Con un disegno di una candela sul muro? Vediamo magari. Sì, esatto. Allora, cioè, mi fa fare questo. Avete visto? Cioè, mi ha fatto passare in mezzo a questi robi di merda della scala. E non mi ha. Adesso provo a portargli qualcosa da mangiare. Ma io non ho parole. Come la apro questa porta ora? Così. No, vabbè, adesso non si apre più la cucina. Mi devi aiutare, gioco. Non si apre più la cucina adesso. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Bisogna riflettere. Saliamo sul tavolo. Posso saltare sul tavolo? C'è qualcosa in questa macchina da cucire? Tipo qui, sopra questi ammassi di cotone, ci posso saltare? No. Però gli posso lanciare il filo di cotone? No. Vedi che si ferma qua. Allora, questo qui lo posso prendere? Se
se lo posso prendere ci potrò fare qualcosa, allora gli lancio questo. Mettilo giù. Non c'è modo di far andare le cose di là, ma lì in basso c'è proprio il buco, vedete? No, dai, frustrante così, però è, no, è. No, è, baby. Cioè, sì. Ma poi c'è tutto sto legno in mezzo al cazzo, no? Per cui non posso fare quello che voglio fare. Molla. Mollala qui la palla. Dai, vabbè, ma forse il problema sono io che non corro. Cioè, tipo, dovrei correre. No, non me lo fa fare quello che voglio fare. Cioè, anche se metto la palla di fronte, non è questo che vuole che faccia. Non è questo che vuole che faccia, chiaramente, perché. Cioè, adesso forse io mi sto soffermando su sta roba perché vedevo nella parte bassa lì del buco qualcosa di più largo. Ascolta, Amio, tu stai lì. Tu stai lì. Trovo il modo di liberarti. Cerco qualcosa. Cerco qualcosa. Vado a cercare qualcosa in casa. Tipo quell'accetta qua, basta, più di così non me la fa neanche toccare. Va bene. What? Di qui abbiamo detto che non c'era niente. Vero, non c'era nient'altro qui che io potessi. E invece salta su. No, amico, devi. Aspetta, attenzione! Posso prendere qualcosa? Ah, cioè, fammi prendere almeno. Io non dico la sega grande perché lui è piccolino, però. Cioè. Fammi prendere qualcosa per Dio. Se no, cosa sono salita qua a fare? Lo so io cosa sono salita qua a fare. Sarò salita qua per andare di qua. E cosa c'è di qua? Su, no, ok, ci riproviamo. Mentre ci riprovo, continuo a dire, finisco il discorso di We Are Social, se no non mi ricordo, cioè mi dimentico sempre. Allora, niente, praticamente è uscita questa intervista che ha cominciato a parlare delle condizioni di lavoro particolarmente ostili nei confronti delle dipendenti donne. Nello specifico, appunto accennando a una chat. No, non me lo fa fare. Accennando a chat WhatsApp dove loro venivano messe tipo come alle medie, no? Tipo in ordine, le classifiche, quelle stronzate lì da scuole elementari. E soprattutto è uscito che alcuni, che insomma nei confronti delle dipendenti donne c'era tutta una serie di consuetudini poco gradite, ma proprio molestie vere e proprie, anche molto gravi, soprattutto dai piani più alti dell'azienda. E questa cosa qua soprattutto ha coinvolto We Are Social. Ma poi diciamo che ha aiutato a far uscire il problema anche a livello un po' più generale, perché a quanto pare We Are Social è una, ma in realtà proprio questo modo di trattare il mondo del lavoro è classico, diciamo, è accettato, è considerato normale in. No, devo proprio fare qualcosa là. In tantissime agenzie di comunicazione. C'è un approfondimento,
sono due approfondimenti in due podcast molto belli su questa storiaccia di merda che è uscita, perché veramente il più pulito lì dentro c'ha la rogna. Ah, attenzione, cosa c'è lì? Aspetta. Sono usciti due episodi di Reclam, il podcast, quello che parla proprio di pubblicità, e ovviamente quello di Reclam è molto interessante perché una delle ragazze è una di quelle che, una delle due ragazze che hanno il podcast Reclam, però devi saltare, amico mio. No, non mi può fare quello che voglio fare. Una delle ragazze di Reclam è stata una di quelle che ha attivamente raccolto le testimonianze di tante delle ragazze, insomma, che hanno scelto di esporsi, e poi, se non mi sbaglio, ci sono anche degli episodi del podcast Problemi di Jonathan Zenti, che a loro volta appunto ripercorrono un po' la cronologia della storia e di come si è scoperto la situazione, ecco. Però è veramente brutta, e appunto sono arrivati a far cancellare il podcast ad alcuni dei loro dipendenti, proprio perché uno di loro era uno di quelli più interessati. In tutto ciò non so se avete notato che, uno, sono stata ignorata dal moderatore, due, che non mi ha più dato suggerimenti il gioco, quindi io per lui sarei a posto così, ma ahimè, a quanto pare no. Non voglio ricominciare a impelagarmi col pallone, voglio capire se ho altre possibilità. Tipo, non capisco perché non posso più prendere l'ascia in mano. Posso saltare sopra queste mensole? No, però avevo guardato prima. No. Cioè, sui sacchi, tipo, no, non posso saltare. Ci mancherebbe. Però all'epoca mi aveva preso tantissimo perché, appunto, era tutto uscito da una persona che si era decisa a fare nomi e cognomi, si era decisa a potenzialmente rovinarsi la carriera, perché poi sai che quegli ambienti lì vivono molto di relazioni, pur di, cioè, affinché venisse riconosciuto quello che le era successo e che qualcuno pagasse per quello che le era stato fatto. Tutto questo nei meravigliosi ambienti della comunicazione milanese, in cui tutti sono amici, e hanno il biliardino in ufficio, e poi però si fanno le classifichine su Excel per quella più scopabile dall'ufficio, capisci? Dai, su, 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 piccolo mio, su, su, Tommy, su, Tommy, dai, su. Perché non ce la fa? Qual è il problema? Cioè, perché non riesce a saltarmi di sopra, Tommino? Perché adesso la mia proposta era, allora, se ma allora tu non mi hai mutata? Tu mi rispondi solo quando non ti dico di venire su. E io non so come buttarla giù la roba. Come faccio a buttarla giù? Posso prendere in mano qualcosa qua su? Allora devi intervenire, perché qui si è verificata una situazione incresciosa, e questa, avete testimoniato, è colpa mia. È colpa mia perché ho detto non sarà difficile come il primo. Testina di cazzo. Come lo butto giù? Cos'è, un tappeto? Come faccio a buttare giù un tappeto? Ma poi perché io voglio salire lì su? Perché voglio fare qualcosa. No, no, io non mollo. Però il moderatore deve venire di sopra. Non me le fa... Allora, senti. Adesso tu vieni qua e ci aiuti, per favore.
Questa qua, dici, possiamo provare a chiuderla, hai ragione, aspetta, proviamo a chiudere questa. Hai ragione, vedi? Vedi, bisogna fare gioco di squadra. L'individualità non ha mai fatto bene a nessuno. Allora, da qui non ce la faccio, ma tipo, da qui su? No. No. Mi sta venendo caldo, mi sta venendo caldo. C'è lui di là, che cos'ha? C'è quella roba lì per terra. C'è come. Riproviamo a chinarci. Vedi che anche chinato non mi fa passare. Cioè, io adesso sono esattamente davanti al buco. Perché qua no? Nei cosi, nei comandi. Cosa devo fare qua? Vedi che c'è chiama. Ah! Non mi ha cagato però, non ha funzionato questa roba. Ma non funziona. Allora, senti, mi devi cagare però. Cagami per piacere. Comunque fa molto ridere che gli fa oh! Cosa posso darti? Comunica con me, piccolo amico, ti tiro un calcio a questo. Vedi? Guarda cosa fa con le mani. Cioè, come se le robe lì non ci potessero passare, capito? Guarda cosa fa. Tu stai deliberatamente ignorando la mia richiesta di soccorso. Non si può prendere. Non posso raccoglierla. Non la posso toccare. Quest'altro pezzettino qui. Non lo posso toccare neanche lui. E io lo vorrei fare, amici. Lo vorrei tanto fare, ma non mi fa più prendere in mano l'accetta. Non mi fa prendere in mano neanche questa, capito? Cioè, come posso, anche se ci passa sul pallone. Guarda, cerco di interagirci da tutti i lati. Questa qua! È questa qua per terra! Ma. No, non la vuole! In alto! Io mi rifiuto di googolare. Anche se tengo premuto. Sì. Anche se tengo premuto. Proviamo ad aprire i cassetti. Proviamo ad appenderci ai cassetti. Aspetta, eh. A questo non mi posso appendere. Proviamo quest'altro. Aspetta, eh. Non posso appendermi. Proviamo ad appendermi al tavolo. Hai googolato tu? Ti prego dimmelo, sto impazzendo. Ti prego dimmelo perché è chiaro che il moderatore non vuole partecipare e quindi se mi dai una mano mi salvi l'umore della sera. Ah no! Guarda, guarda. Sì, quella è la temptation. Cioè, è qualcosa di molto deficiente, Creepy. Tipo, forse devo avvicinare il pallone e poi chiamarlo. Proviamo. Ma l'ho fatto. Non me la fa più prendere, però. Cosa vuol dire cappelli? Qual era l'ultimo checkpoint? Sì,
da dove mi ha fatto ripartire. Crippi, ti devo la mia serata. Ti devo la mia serata. Avrei rovinato l'episodio di Nuovi Incubi. Quindi, mentre afferro l'ascia, cioè, no, scusa, in che senso? Devo schiacciare Jump mentre afferro l'ascia conficcata. Vabbè, ma quale l'ho fatto? Cioè, è quello che ho fatto prima questo. A me il problema è che mi si impallava dopo. Cioè, è qui che io. No, recuperala per favore. Allora. Uno. Due. Forse. Prima si è buggato, raga, allora basta. Prima si è buggato, perché io prima l'ho mollata e non me l'aveva più fatta riprendere. Adesso se la mollo me la fa riprendere, però prima avete testimoniato che non me la faceva prendere. Si era buggato, va bene. Si era buggato. Ho deciso che non è colpa mia e anche se lo fosse, per favore, datemi retta. Niente cammino di Santiago, non ho ancora detto delle bestemmine. Vediamo chi è questo piccolo gollumino che chiameremo Smeagol. Cioè, tu che il burdel che? Dove cazzo sei andato adesso? È là. Cioè, io ho fatto questo casino. Questo casino per aiutarti? Sono schiantata con troppo. Quella là! Chi somos queste persones? Di una volta queste persones. Dove è andato? Dove sta? Porca miseria. È andato dentro. Questo qua è tipo. Ok, vabbè. Eccolo lì, bastardino. Quella! Lo dovrò aiutare, figurati. Sì, te lo faccio io, babbeo di merda. Da bon, da bon. Cioè, se mi chiami te devo venire. Oddio. Ah, mi sta mettendo le manine. Sì, arrivo, arrivo, Tato, arrivo. Come devo fare? Succe? Chi abbiamo spaventato? Io vado su veloce, tu fai il cazzo che ti pare, guarda. O verrà da su. Viene da su, vero? Ma tanto dove altro posso andare? Le porte sono chiuse. Chi abbiamo in questa. Allora, ha salvato. Arrivo al prossimo, dai, salvataggio. Perché sapete, stasera devo registrare, quindi ho finito. Cioè, devo comunque finire un pochino prima dalle 8. Giusto per mettere in bocca due cose. Ho capito, c'è una chiave. C'è una chiave. C'è una chiave che come prenderò? Ma poi scusa, in tutto ciò dove arrivava quel gran burdel? Vabbè, ma qui la prenderò la chiave, certo. Così. Ah, qui però mi servirà una brugolona. Per far girare questo oggetto. O no? Non mi serve una brugolona? Come faccio a farla girare? Sì che mi serve. Mi serve la brugola più grande di tutte le brugole del mondo.
mi possa arrampicare su questo coso qua? No. Perché no? Allora, esploriamo. Esploriamo. Qui si potrà aprire qualcosa? Esatto. Poiché non ho il paradiso della brugola, cosa c'è qua? Un cassetto che sicuramente andrà aperto per farmi risalire per tornare indietro, però. Allora, che sia da questa parte. Qui è possibile che ci sia qualcosa per me? O le ultime parole famose, ho detto sì, poi dopo questa salvo. Cos'è quella roba qua grande? Cos'è? No. Cos'è quella roba lì? Un pezzo di una gamba che però non posso afferrare. No, non lo posso afferrare. Ok. Proviamo ad aprire questo armadio. Sarà da aprire? Tipo se io faccio così? Ma certo che no. Ma certo che no! Devo saltare sui corpi? Spero di no. Ok, non mi fa saltare sui corpi. Se esploro di qua, c'è uno specchio rotto che comunque in quanto a sventura mi sembra che sia il male minore di questa stanza, ecco. Torna indietro e guarda Smeagol dove va. Vicino al meccanismo. Qui. Sta lì con me. È un amico delle guardie, Smeagol, non mi aiuta. Qui lo potrò aprire questo? No. Di qui? Ah! Ridammi le manine belle? Sì, bravo. Molto bravo, Smeagol. Ma certamente, ma certamente. Non avevo notato che mi stava dando le manine. Ulla! Ah! No! È lì! È lì! Questa persona. Eh sì, lo vedo che c'è una signora, caro giochino. Ha salvato adesso. Non adesso, gioco. Dai, tira, dai. No. La signora c'ha rigor mortis. La signora c'ha rigor mortis. Io le devo spaccare la mano. Ma ci riprovo prima con la grazia. Così. Ellala! Oddio, l'avevo detto che le dovevo spaccare tutta la mano. Tutto il braccio l'ho dovuto spaccare. Amo, inserire brugola. Dove l'ho persa? Ma tutto ok? Ma ho perso la brugola per la strada? No, vabbè. Mi sono fatta prendere al panico, raga. E vabbè, dai, utile se resta qua. No, amo, puoi afferrare. Non ci posso credere. Cioè, si è impallato ancora il gioco, eh? Ma c'è qualcosa che non va, non è normale. Ci aveva messo una vita a caricarsi.
roba? Cioè, non mi fa. Non può essersi impallato ancora, porco cane. Vabbè, a questo punto io do per scontato che lui si impalla così, perché ci abbiamo messo 20 minuti solo a farlo partire. Ok, da qui, va bene, raga, va bene. Bravi. Andiamo. Facciamo una cosa in velocità. Aiutami. Molto bene. Andare. Andare. Ma ha visto? Cosa ha fatto lei ancora? Va mica bene così. Vieni, Smeagol. Manine a posto. Molto bravo. Mi ha lanciato stavolta. Va bene. Allora, brugola su corpo morto. Afferrare. Tirare verso il basso. Strappare braccio. Ok. Recuperare brugola. Andare. Oddio, è la Madonna. Se vabbè, adesso fa il grand'uomo, capì? Dai. Dai. Ah! Ah, scusa, ti aiuto. Scusa, arrivo, ti aiuto. Forse non ti aiuto. Ah, da questa parte magari devo venire. Aspetta. Ma voi state assistendo a questa cosa? Guarda cosa fa. Guarda, eh. E insomma, cioè per carità, il gioco non l'abbiamo comprato, ce l'avevamo già, eh. Ma che roba? Ma che è quel che va mia? Mi rifiuto di rifarlo ancora dal checkpoint. Ma che roba? Ah, tu dici lui sta lì fermo. Io faccio. Aspetta. Non me lo fatto. Ah! Aveva ragione Daniele, vedi? E mo? Ah, ho capito. Beh, che dire, è una cosa assolutamente. Ok. Allora, raga, ha salvato. Dopo questo momento di Smeagol e Lila e. Oddio! Oddio, i cappellini che c'erano anche l'altra volta! Cosa dovevamo fare, R, con questi qua? Non mi ricordo più. C'erano anche l'altra volta questi qui. Andavano uccisi? I Franco, grande! Andavano abbracciati, bravo! Vieni qua! Vieni qua che dobbiamo abbracciare Franco. Vieni qua, Smigolino, per favore. Faccio Franco, poi me ne vado, giuro. Giuro. Dov'è andato? L'ho perso. No, eccolo. Sì, vabbè, ma basta però che tutto mi scappa in questa casa. Che è? Se sì, vabbè, dove cazzo mi sta facendo andare qui? Quella! Quella! Ma è finito dentro la valigia? Ma fermati, maledetto coso! Dai, vieni fuori da sta scatola! Dai!
faccio? A parte questo quadro veramente. Sì, è delizioso, sono io che devo farci la mano. Sì, però posso dire, amo, c'è una roba adesso, non è per. Guarda la polvere! Ma è bellissima! Ammetterò a sua discolpa che me l'aveva detto che era più comodo con il coso. Cioè, me l'aveva detto che era più comodo con il. Franco non si muove, allora gli tiro una scarpa, guarda. No, raga, mi viene da seguirlo per sempre, però io devo. Ok, allora ha salvato il gioco. Oh God, cosa c'è qua? Però voglio vedere. Ella! C'è lì dentro? Andare. Mannaggia me, devo andare. Allora, no, mi devo fermare. Mi devo fermare perché devo andare, se no non faccio in tempo a registrare. Allora, tanto aveva appena salvato. Quindi. Allora, io confido che quando noi continueremo a giocare, Franco sia ancora lì con la luce ad aspettarci. Io spero. Allora, a parte il piccolo momento frustrazione dato dal bug, che spero non si replichi per tutto il gioco, altrimenti altro che cammino di Santiago. No, dici che quando lo rifaccio ripartire non c'è più? Oh no! Beh, non fa niente, ne troveremo tanti altri. Che bello. Cioè, spero che non ci siano tanti di quei bug. No, devo restare così, scusate. Spero che non ce ne siano tanti perché sennò è veramente frustrante e quindi spero che poi andando avanti si sistemi il tiro, però. No, no, magari intendevo. Forse non c'eri prima perché dicevo che se mi fa dire tante bestemmie poi per. Per ottenere il perdono eterno devo fare il cammino di Santiago, per quanto mi farà bestemmiare questo gioco. Però mi piacerebbe molto, parentesi. Piacerebbe fare quello lungo, quello da 35 giorni. Sarebbe un sogno, però. Vabbè, detto questo. Allora, noi ci vediamo domani alle 6, ma non so ancora per fare che cosa. Non ho ancora deciso, lo deciderò domani alle 5 e mezza. Ultimamente il venerdì funziona così, che quando arriva il momento di annunciare la live decido che cosa fare e domani sarà così. Un'amica l'ha fatto e l'ha trovato un'esperienza fantastica. Io ho delle conoscenti che hanno fatto solo il tratto da una settimana, quindi quello più popolato, insomma, l'ultimo tratto che poi ti porta fino a Santiago. A me piacerebbe fare quello da una settimana e fare solo la tratta portoghese. Cioè fare il cammino portoghese e fare solo la tratta in Portogallo. Non è detto che non succederà mai, però ovviamente in questo momento c'è questo signore anziano di cui prendersi cura e quindi adesso ovviamente non sarebbe fattibile per noi. Però chi lo sa, magari un domani, chi lo sa, vediamo. Magari prima sperimenteremo con un cammino italiano per vedere se siamo i tipi da cammino, ecco. Magari prima ne sperimentiamo uno italiano, mi piacerebbe il Bari Matera. E poi vediamo se siamo i tipi da cammino. Poi questo è tutto da capire. Allora, noi ci vediamo, come dicevo, domani alle 18 valuteremo che cosa fare. E volevamo riprendere le live del sabato col moderatore, ma non questo sabato.
Cioè, volevamo riprendere le live fisse col moderatore una volta alla settimana, come facevamo fino a poco tempo fa, ma non questo sabato. Però magari dalla settimana prossima dovremmo riuscire a farlo. Quindi, anzi, magari lo chiederemo se è meglio farle tipo il sabato pomeriggio o una sera durante la settimana, tipo alle 21. Però col suo lavoro è un po' imprevedibile, insomma, vediamo. Quindi grazie della compagnia, nonostante il momento frustrazione, e ci vediamo domani. Buona serata. Ciao ciao.